Allora, proviamo a fare uno schema di PSA a due letti e almeno quattro step. Con la rigenerazione del letto che non lavora tipo in controcorrente, giusto? Prendo. Allora, intanto una cosa, dovremo aggiungere un secondo letto. Allora, per replicare rapidamente le specifiche da un letto all'altro, è comodo fare questa cosa qua. Cliccate sul letto 1. Poi qui cliccate su Save. Ve lo salvate, ad esempio io l'avevo salvato con nome dell'articolo, carbonio, extlang sarebbe il modello dell'isoterma, qua ci metto una lettera C così non sovrascrivo gli altri. Così, quando adesso mettiamo nel flow sheet il secondo letto, gas bed, non gas feed, quando mettiamo nel flow sheet il secondo letto, possiamo fare così. Allora, open, andiamo a prendere il file che abbiamo salvato e lui carica tutte le impostazioni in modo da fare un letto gemello. Meglio però se facciamo questa cosa, è utile magari in prima battuta le specifiche generali risettarle una prima volta da qua. Quindi 10 nodi. Sezione di Ergun, va bene. Isotherm, Extended Languir 3, Partial Pressure, questa va caricata correttamente. E poi comunque uno un'occhiata alle specifiche caricate gliela dà, perché non si sa mai che l'algoritmo di import-export dei dati ha fatto cilecca. In questo caso, vedete, mi trovo il letto 2 con tutti i numeri già compilati, senza perdere tutto il tempo per scrivere tutto questo input. Questo è uno strumento molto comodo. Allora andiamo per gradi, quindi non facciamo subito tutto lo schema completo. Dividiamo come al solito il lavoro in step. Allora, cominciamo a connettere il letto 1 al letto 2 in modo da far sì che cosa? Che una certa parte di prodotto venga deviata verso il letto 2 per farne la rigenerazione mentre il letto 1 lavora. Quindi aggiungiamo i volumi morti che ci servono per fare queste connessioni, cioè il culo e la testa della colonna 2. Gas tank void. A questo punto abbiamo bisogno di un nuovo stream che rappresenti lo scarto. Quindi abbiamo bisogno di uno stream, abbiamo bisogno di un elemento di classe glass product. E questo è il mio waste. Abbiamo bisogno di una valvola di controllo a monte del waste. Questa valvola, dicevo, è opzionale. In alcuni schemi uno potrebbe anche non metterla.
al massimo poi vediamo come dargli delle specifiche in modo che non faccia casini. In ogni caso avercela non fa male. Allora, ci serve un altro connettore per lo spurgo. Ok. A questo punto, se supponiamo che la colonna 2 sia in spurgo mentre la colonna 1 lavora, ci serve almeno un'altra valvola di intercetto per connettere la colonna 2 allo spurgo. Quindi prendiamo una valvola . Ora siamo quasi pronti a connettere la colonna 2 allo spurgo, perché abbiamo tutti i connettori che ci servono. Dobbiamo connettere la colonna 1 alla colonna 2. Se vogliamo fare lo spurgo in controcorrente, allora dobbiamo connettere il volume morto della colonna 1 verso il prodotto con il volume morto della colonna 2, anche lui verso il prodotto. Allora, gli elementi di buffer ce li abbiamo già, i volumi morti, dobbiamo connetterli tramite una valvola. Questa valvola è una valvola molto importante, perché questa valvola qui dovrà fare in modo che quando la colonna 1 lavora alla pressione di lavoro, cioè la pressione alta, la colonna 2 spurghi alla pressione di lavoro della rigenerazione, cioè la pressione bassa. Quindi questa valvola deve regolare la caduta di pressione tra le due colonne e deve regolare questa caduta di pressione in modo che la portata di spurgo sia opportuna. Adesso poi la portata di spurgo in genere è, o uno si fa tutti i conti prima o si determina anche quella per tentativi. Allora, cominciamo ad allacciare i blocchi. Stream type, gas material connection. Meglio sempre seguire il verso out verso in, quindi. Allora, quando avete finito le connessioni, passiamo alle specifiche. Zoom un po' indietro. Dovreste avere qualcosa del genere. Ok, allora cominciamo a specificare il product, cioè il waste, che è il prodotto di uscita di questa sezione. Niente, mettiamo semplicemente pressione atmosferica e buonanotte al secchio. Ok. E chi se ne. Ok, adesso un'altra cosa relativamente semplice. Allora, cosa ci aspettiamo nei volumi morti? Allora, nei volumi morti ci aspettiamo una pressione bassa, quindi magari abbastanza simile a quella atmosferica, e dobbiamo scegliere un'ipotesi iniziale per la composizione del gas. Io suggerisco di specificare i volumi morti con una composizione di gas pari a quella del feed. Quindi cominciamo dal connettore del waste.
Quindi io li specificherei così. Non è detto che sia la migliore scelta del mondo, dovessimo avere problemi nel proseguo della simulazione, siamo pronti a tornare sui nostri passi e a fare le correzioni, come ieri. Quindi, per tutti i volumi morti da questa parte, questa è la specifica che vi propongo per lo stato iniziale. Ok? Presente. Ok, grazie. Prego. Ci mettiamo le stesse condizioni in tutti del feed iniziale? Sì, perché tanto è uno stato iniziale, Alessandro. Ok. E anche la pressione, quindi gliela diamo come quella iniziale? La pressione, io ho detto, un po' vicina a quella del waste. Ok. Anche il letto, meglio specificarlo. Quindi, perché abbiamo visto che ieri potrebbero esserci dei casini se uno non specifica il letto. Ad esempio, Davide Ripamonti funzionava senza specifiche iniziali, a me no. Adesso mancano solo le valvole. Allora, la valvola di intercetto tra la seconda colonna e il waste deve essere tutta aperta se la seconda colonna sta lavorando in spurgo. Ok. Adesso il problema è come specificare queste valvole qua. Allora, seguendo quello che è successo ieri, io eviterei di dare specifiche col numero 3, cioè valvole di controllo in flusso. Proverei a giocare solo con la specifica 2, cioè controllo della caduta di pressione a una certa portata. Ora, la caduta di pressione grossa deve essere sulla valvola che connette le due colonne, perché la seconda deve spurgare quando la prima lavora. Quindi se la prima lavora a 9,8-9,7 bar e questa deve lavorare vicino alla pressione atmosferica, il grosso della caduta di pressione deve essere qua. Qui la caduta di pressione deve essere piccola. Adesso facciamo però un'altra considerazione. Il prodotto e il waste sono circa la stessa pressione. Quindi rispetto al feed abbiamo aperto due rami che dal punto di vista idraulico, ragazzi, sono in parallelo. Mi seguite? Perché il gas fa questo percorso. Quando arriva al culo della colonna 1, si aprono due percorsi in parallelo. Uno diretto verso il prodotto e uno indiretto attraverso la colonna 2 verso il waste. Quindi la resistenza idraulica che il gas vede verso il prodotto è regolata da questa valvola. La resistenza idraulica che il gas vede verso il waste è regolata innanzitutto da questa. Quindi, a seconda di come noi specifichiamo queste due valvole, avremo la suddivisione della portata, come in un circuito elettrico in cui si aprono due rami in parallelo. Se le resistenze elettriche dei due rami paralleli che si aprono sono diverse, la corrente si ripartisce secondo la legge di Kirchhoff. Qui succede all'incirca la stessa cosa. Rozzamente, se la valvola del prodotto era specificata con questo coefficiente qui, e alla meno 6 kmol secondo bar, io proverei in prima battuta a specificare questa dandogli un coefficiente della metà. Vuol dire che questo ramo si porterà via a spanne un terzo della portata. Non è possibile ottimizzare questo parametro prima di avere lo schema completo, perché questo parametro influisce molto sul tempo di rigenerazione della colonna che lavora in spurgo. E però capite che mandare più gas in spurgo, se accelera la rigenerazione della colonna da rigenerare,
diminuisce la quantità di prodotto sempre disponibile a ogni ciclo. Però per ora la nostra prima preoccupazione è aggiornare lo schema e farlo funzionare, di ottimizzare i parametri ci occupiamo in un secondo momento. La valvola di controllo dello scarico, quindi seguiamo la filosofia che abbiamo usato ieri per la valvola di feed, specifichiamo semplicemente una perdita di pressione molto bassa. Non lo so. Quindi un 10 alla meno 2, mentre l'altra viaggia su un 10 alla meno 6. Questo ci garantisce che tutta la caduta di pressione del ramo cade qua. La caduta di pressione qui è irrisoria. Quindi questa valvola servirà semplicemente a tenere la seconda colonna a quel tanto di pressione più in alto dello scarico, in modo che il flusso di gas vada nella direzione che uno si aspetta, punto. Chiaro il discorso? Allora, come al solito, flow sheet check initial. Se volete farvi uno snapshot, fatevelo. Però se volete fare uno snapshot, state attenti che la struttura del diagramma adesso è cambiata. Quindi questo snapshot non è più compatibile con gli snapshot precedenti, perché sono cambiate le variabili e le equazioni. Ok? Cioè, ad esempio, io mi salvo il file con un nome diverso. E poi mi salvo lo snapshot con un nome che mi faccia capire cosa sto facendo. Quindi, tipo, 2bed00. È un esempio. Allora, io comincio a vedere se il calcolo funziona. Non dico se i risultati sono ragionevoli, ma semplicemente se il calcolo funziona. Allora, per fortuna l'integratore a me sembra andarmi via abbastanza liscino. Ovviamente non vedo cosa è successo dall'altra parte, perché nei miei grafici non c'è ancora nessuna variabile che afferisca alla seconda linea del circuito. Quindi niente, me le metto su, ci vuole un attimo. Pressione. Flussi, posso aggiungere il flusso del waste. Sul diagramma delle pressioni. Abbiamo tutta la prima sezione del circuito idraulico, quella a sinistra, che lavora alla sua pressione di quasi 10 bar, e tutta la seconda sezione che lavora alla sua pressione atmosferica. Allora, qui il waste segue un transitorio che è più o meno il transitorio del feed. A regime il waste, il prodotto e il feed sono ripartiti con quella legge idraulica dei circuiti idraulici in parallelo. Quindi se uno va a vedere queste portate a regime e decide che il feed e il prodotto sono nella relazione che vuole, con il settaggio delle valvole ha finito.
Altrimenti, se io a regime voglio un po' più di waste, cosa faccio? Aumento questo CV. L'altro era 4, metto questo a 3. Allora, qui purtroppo devo ogni volta riscalare l'asse verticale per via di un transitorio spurio sulle portate iniziali. Bisogna mettersi l'animo in pace. Vedete come si sono avvicinate? Notate tra l'altro che ieri avevamo voluto simulare su una dinamica di 500 secondi per avvicinarci all'articolo che avevamo usato. E avevamo visto che per fare una dinamica di 500 secondi la valvola del prodotto doveva essere non a 4 ma a 2 per 10 alla meno 6. Ad ogni modo, ragazzi, non è importante. Cioè, non è importante riprodurre esattamente l'articolo da cui siamo partiti. È importante fare uno schema che funzioni. Vediamo. Oh, tenete presente una cosa, ragazzi. Vedete in basso a destra dove avete il contatore dei secondi? Vedete? Io qua adesso sono a 0 di 1000 perché ho fatto un reset. Ho le variabili del problema settate in un certo modo. Quando io faccio andare un run, il contatore dei secondi cambia. A questo punto si può fermare da solo o lo posso fermare io manualmente, non conta. Se faccio qualche altra modifica, a quel punto lui ha i valori delle variabili a un tempo che non è il tempo zero, è un tempo diverso. Quando poi io faccio un reset, lui riporta tutto come era il tempo zero e i valori che io ho modificato a tempi diversi da zero sono persi, a meno che io non faccia uno snapshot. Allora io adesso mi metto con la valvola che va verso il prodotto. Allora, la valvola che connette le due colonne gli do 10 alla meno 6 kmol secondo bar. La valvola che va verso il prodotto gli do 2 per 10 alla meno 6 kmol secondo bar. Voglio vedere cosa mi succede, così spassionatamente, visto che per fortuna a me il calcolo sta andando abbastanza. Quindi il prossimo passo adesso, secondo me, è completare il diagramma. Allora, praticamente c'è da connettere la colonna 2 al feed. Allora, Davide, per tornare al tuo problema di prima, io quando faccio le modifiche mi metto sempre a tempo zero, per evitare quella cosa lì che è successa a te. Eh sì, adesso l'ho resettato, almeno l'ho fatto andare e poi l'ho resettato. Allora, questa valvola qua la specifichiamo chiusa, perché la colonna 2 per adesso sta spurgando, quindi non deve essere connessa al feed. Poi, una valvola che colleghi la colonna 1 allo spurgo. Questa, anche questa, la specifico tutta chiusa, 0. Perché la colonna 1 non sta spurgando, sta lavorando. Quindi la strada di qua deve essere chiusa.
Poi serve una valvola che colleghi la colonna 2 al prodotto. E anche questa sarà chiusa perché la colonna 2 momentaneamente sta spurgando. Quindi. Attenzione a specificare bene queste tre valvole nuove che abbiamo aggiunto, altrimenti salta tutto. Adesso faccio uno snapshot. Mi faccio un check. E provo a farlo andare e vediamo se va. Allora, grazie a Dio l'integratore è andato via liscio. Perché comunque, avendo specificato bene queste valvole qua, le condizioni al contorno erano fatte giuste e non ha sofferto. O meglio, allora, è cambiato lo spike di portata all'inizio. Pazienza. Qua, purtroppo, io non sono mai venuto a capo di questo problema. Ne ho anche parlato con un tizio della Aspentech al corso di novembre. Gli ho fatto vedere che nei loro stesso template di Aspen Absorption c'è questo problema, anche se molto minore. Non mi ha saputo rispondere lì per lì. Dovrei fare un ticket dedicato su Aspen Absorption. Problemi fino a qui? Allora, intanto per progettare il ciclo devo cominciare a capire cosa sta facendo l'idrogeno nel letto 1. Cosa sta facendo l'idrogeno nel letto 1? Allora, ho bisogno di farmi un grafico che tenga in considerazione la coordinata assiale del letto. Quindi, add form, non scelgo un normale plot, scelgo un profile plot. Profile plot, vediamo come si specifica. Allora, profile variables, ok, profilo, questo voglio fare il profilo dell'idrogeno. Mi do nome idrogeno. E questo è l'ID del profilo. Avrei potuto chiamarlo Pippo, Pluto o Paperino. In questo profilo ci devo mettere delle variabili. Ci voglio mettere la concentrazione di idrogeno nel gas dentro la colonna. Il loading nel solido facciamo finta che mi interessi relativamente bene. Poi fai find variables. Allora, andiamo nel letto 1. Queste sono le concentrazioni. Allora, le concentrazioni per lui si chiamano Y. Vedete che layer per layer, scusate, nodo per nodo, c'è tutte le variabili che lui usa per fare la simulazione. Allora, ad esempio, vedete questa stringa che ho selezionato? bed1.layer1.y1ch4. Vuol dire letto 1, adsorbitore numero 1, vabbè c'è solo lui, y, quindi concentrazione molare. Questo 1 dentro la parentesi vuol dire al nodo 1 e poi ch4 vuol dire il metano piuttosto che qualcos'altro. Allora, io qua, prendendo spunto da questa stringa, scrivo bed1.layer1.y. A questo punto, siccome io voglio la concentrazione a tutti i nodi, ragazzi, non scrivo 1, scrivo asterisco. Poi invece di metano metto idrogeno. Poi prendiamo il profilo e lo mettiamo nell'elenco delle cose da plottare.
Prima di fare il plot, però, andiamo su time setting e facciamo specify time. Allora, tempo 0 mi sta bene. Poi ne voglio uno dopo 50 secondi, un altro dopo 100, un altro facciamo a 300 e basta. Ok. Ta-da! Ecco qua. Quindi al tempo 0 il letto era pulito. Dopo 50 secondi, in coda c'è ancora idrogeno, ma in testa, dove sto poppando il feed sporco, la frazione di idrogeno è calata praticamente già quasi a quella del feed. Dopo 100 secondi, il profilo spaziale è questo. E dopo 300 secondi siamo addirittura così. Questo cosa serve? Questo serve a farci capire che in uscita dal letto, allora, già dopo 50 secondi la frazione molare di idrogeno non è più proprio 1. Dopo 100 secondi sono arrivato circa al 95%, 96. Quindi vuol dire che se io voglio avere... Se io parto con un letto pulito, cioè pieno soltanto di idrogeno, e pompo dentro il feed nelle condizioni idrauliche che ho definito io per questo run, in un periodo compreso fra 50 e 100 secondi, la purezza comincia a cadere dal 99 al 96%. Questo è essenziale per cominciare a progettare la dinamica. Ok, controesempio, dicevo, faccio un reset e provo ad arrestare la dinamica a, facciamo, 70 secondi anziché 1000. La faccio andare, tac. La concentrazione di idrogeno nel prodotto è ancora altissima. ...98-86% secondo lui. Ok? C'era il concetto? Allora, quello che vi propongo intanto di aprirci in parte un Excel per vedere poi quale sarà la scheduler migliore da impostare. Vale a dire, cominciamo a farci una cosa del genere. Step 1, 2, 3, 4. Perché il PSA più semplice che si può fare è a 4 step. Allora, abbiamo le valvole fondamentali, la valvola di feed, la valvola di prodotto, la valvola di scarico e la valvola di connessione. Allora, la valvola di feed è 2... 0,07 avevo messo. La valvola di prodotto 2 2 meno 6, la valvola di scarico specifica 2 0,07, e io ho messo la valvola di connessione 2 1 e meno 6, e poi ho le varie valvole di intercetto V11 V12 V13 V21 V22 V23. Se non volete farla questa tabella fa niente, me la faccio io per promemoria. Allora, lo step 1, questa è aperta, questa è chiusa, chiusa, chiusa e aperta. Allora, lo pauso a 70 secondi, vediamo cosa succede. Allora, sappiamo che fino a 70 secondi lui dovrebbe andare via liscio. Ok, andato. Adesso... Siccome devo scambiare di ruolo i due letti, mi serve uno stadio in cui il primo letto scarica e il secondo carica. Allora, la prima cosa che devo fare di sicuro è chiudere le valvole di intercetto che stanno tra, come si chiama, la colonna 1 e il feed del prodotto. Quindi adesso fatelo andare fino a 70 secondi.
e poi cominciate a toccare dentro senza fare reset. Ok? Quindi la view 1.1 bisogna chiuderla. La view 1.2 bisogna chiuderla. La view 1.3 bisogna aprirla. Perché adesso il letto 1 lo devo scaricare. Quindi le valvole di intercettazione sulla linea 1 le abbiamo operate. Adesso dobbiamo operare sulla linea 2. Allora, sulla linea 2 devo aprire la valvola verso il feed per caricare in pressione la colonna 2 che ha finito di spurgare. Questa la apro. La valvola verso lo scarico la devo chiudere. Basta scaricare colonna 2. La valvola verso il prodotto, ragazzi, la lascio ancora aperta. La lascio ancora chiusa, scusate. La valvola di connessione la chiudo. Perché in questo step le due colonne devono viaggiare su binari separati. Perché una scarica verso il waste e l'altra si carica attraverso il feed. La simulazione potrebbe impastarsi perché adesso io sto connettendo d'emblée un volume che si trova a 9,8 bar con uno che si trova a 1,1 bar circa. Con una valvola qua che ha pochissima perdita di carico. Ok. Potrebbe darmi un problema questa cosa qua. Proviamo a farlo girare altrimenti e vediamo che cosa succede. Allora, io mi aspetto che questo transitorio in queste condizioni sia molto rapido. Quindi, sono a 70 secondi, gli dico di fermarsi a 80. Provo ad andare, è andato. Miracolo. Ok? Vedete qua, ragazzi, che le pressioni sono invertite. Allora, se faccio da 0 a 10, ok, e sull'asse Y mi metto da 0 a 100, vedo bene l'inversione delle pressioni. Ok? Quindi vado nella mia tabella e senza aver toccato le valvole fondamentali di regolazione, soltanto pastrugnando quelle di intercetto, sono riuscito a ottenere il transitorio di scambio delle pressioni tra le due colonne. Chiaro il concetto? Uh-huh. Adesso, in teoria, sono pronto per fare uno step in cui la colonna 2 fa quello che faceva la colonna 1 ai vecchi tempi, e viceversa. Quindi, dal lato della colonna 1 non cambia più niente. Isolata dal feed, isolata dal prodotto, aperta verso lo scarico. Questa l'avevo chiusa. La colonna 2 devo aprirla verso il prodotto. Feed, scarico, sono a posto, ma devo riaprire anche la valvola di connessione tra le colonne. Quindi la devo cambiare di nuovo da specifica 0 alla sua specifica originaria 2. Sperando che vada tutto bene. Allora, questo step dovrebbe durare quanto il primo? Cioè 70 secondi.
Quindi, siccome sono a 80, 80 più 70 fa 150, metterò pausa a 150. E incrocio le dita. Allora, in questo caso vedete che la simulazione ha dato qualche problemino all'inizio, poi per fortuna si è messa in bolla. Allora, cosa è dovuto questo problema iniziale? È dovuto essenzialmente al fatto che prima tutto il flusso di gas della colonna 2 passava così. Adesso, da questo volume morto, c'è una quota che deve continuare a passare nello stesso verso, ma una quota che deve viaggiare in senso inverso. Questo gli ha creato il casino tra il secondo 80 e il secondo 81. E cara Grazia che si è ripreso e mi ha portato a casa lo step. Cara Grazia. Siamo a cavallo. Mi segno giù quello che è successo. Quindi, dopo altri 70 secondi, queste tre valvole non le ho mai cambiate. Questa qui l'ho rimessa come era prima. Mentre qua, questa, questa e questa, tanto uguale. Qui mi sono aperto anche verso il prodotto. Adesso mi serve uno step, facciamo finta di altri 10 secondi. In cui il letto 2 scarica e il letto 1 ricarica. Quindi comincio a mettere il letto 2 per fargli lo scarico. Quindi chiusura dal lato del prodotto, chiusura dal lato dell'alimentazione, chiusura tra una colonna e l'altra. Apertura verso lo spurgo. Letto 1, devi caricare, quindi sei ancora isolato dalla parte del prodotto, ma intanto chiudo il rubinetto dello scarico e apro il rubinetto del feed. Questo transitorio, se dura quanto il secondo, sono altri 10 secondi. Quindi, da 150 devo andare a 160. Ok. Spero che le pressioni si invertano senza fare casini turchi. Casini arabi. È andato. È andato per fortuna. Ho ottenuto l'inversione delle pressioni. Mi segno giù una nuova specifica delle valvole. Ok. Allora, questo lavoro mi serve, a cosa mi è servito? Mi è servito a capire che con le condizioni idrauliche che avevo settato all'inizio, con le specifiche delle valvole di controllo fondamentali che avevo specificato all'inizio, la scheda di apri e chiudi che ho trovato è buona per far sì che il calcolatore, con qualche attimo di esitazione, comunque ce la faccia.
Cioè, sostanzialmente, ragazzi, questo lavoro non è tanto servito a fare un lavoro sulla chimica o l'ingegneria del sistema. È servito a trovare una combo di specifiche che Aspen Absorption riesce a digerire con soltanto qualche rutto. Cioè, è chiaro il concetto? Se in questo lavoro preliminare trovavo che lui non riusciva a portare avanti l'integrale, dovevo chiedermi se c'era qualche specifica alternativa delle valvole per fare lo stesso processo chimicamente inteso in una maniera matematica un po' diversa. Vi ricordate che ieri avevamo visto che specificare questa valvola con la specifica 3 e questa valvola con la specifica 2 faceva un conflitto, e mettendole invece entrambe in specifica 2 l'integrale veniva risolto. Stessa cosa qua. Quindi adesso faccio il reset. Per sicurezza mi salvo il file. E comincio a organizzarmi tutto questo lavoro che adesso ho fatto a mano, cerco di farglielo fare in modo automatico mediante il suo tool di aggeggi automatici. Ok, che è un aggeggio abbastanza instabile, abbastanza coglione, però vediamo, ogni tanto ci azzecca anche lui. Quindi dov'è che era? Tu mi sembra Cycle Organizer, qualcosa del genere. Non mi ricordo sotto quale menu stava. Ecco, Tools Cycle Organizer. Ecco, compare qua. Allora, questo ciclo lo chiamo due beds, four steps. Tra parentesi, nella realtà, anche se l'impianto è povero e ci sono soltanto due letti, di step se ne usano almeno sei. Però per iniziare va bene così, perché vedete i problemi spuntano un po' fuori come funghetti. Allora, step 1, time driven, 70 secondi. Allora, description. Questa non è essenziale, ma io le metto per ricordarmi. Bed 1, work. Bed 2, purge. 70 secondi, va bene. Ad esempio, sotto step, aprite la tendina, aprite il menu Manipulated, Add Variable e cominciamo. Gli stati che ci interessano. Allora, abbiamo visto che le valvole del prodotto, la valvola del waste, la valvola del feed non le abbiamo mai toccate. Dobbiamo mettere qua le impostazioni delle uniche valvole che abbiamo toccato. Quindi la V11 Active Specification, ok. Poi abbiamo toccato la V12 Active, V13 Active Specification e via andare. Praticamente sono tutte le valvole di intercetto più la valvola di connessione. In totale 7 variabili da mettere qui. Attenzione, non caricate una cosa che non sia l'Active Specification. Ok. Se vi siete riportati al tempo zero, dovreste avere che i valori di default sono quelli dello step 1. Cioè, vedete che la linea 1 è tutta aperta dal lato feed e prodotto e chiusa dal lato dello scarico. La linea 2 è esattamente il complemento a 1 della linea 1. Quindi feed chiuso, prodotto chiuso, scarico aperto.
La VCON è in modalità 2, cioè fammi la caduta di pressione che serve. Per fortuna, notate, grossa fortuna di questa esercitazione, non ho avuto bisogno di toccare anche i CV delle valvole che erano in specifica 2. Vabbè, allora che possiamo fare? Quando avete finito qui, ricliccate poi su Step Control, dove c'erano i controlli dello step. Poi facciamo Add Insert Step. Where do you wish to place un altro step? After il 1, sì. Do you wish the new stage to have a copy of the data step 1? Sì. Allora, step 2, cambiamo la descrizione. Allora, bed 1, unload. Bed 2, load. Time driven, gli mettiamo i 10 secondi. Anzi, facciamo così, ne metto soltanto 8, perché secondo me 10 sono un po' tanti. L'inversione di pressione, secondo me, era molto più rapida. A questo punto, sempre in step 2, apro la tenda manipulated, vedete che mi trovo una copia delle active specification che avevo allo step 1, ma queste adesso le devo cambiare. Quindi la valvola V1.1 adesso va in modalità 0. La valvola V1.2 va anche lei in modalità 0, mentre la valvola 1.3 apre. La valvola V2.1, mentre la seconda colonna deve caricarsi, va aperta. La V2.2 rimane chiusa. La V2.3 si deve chiudere. E la valvola di connessione, infine, deve chiudere anche lei. Perché nello step di scambio di pressione, le due colonne da quale voglio isolare. Ci siete? Uh-huh. Ok. Sì. Allora, io per comodità mi rimetto sempre in modalità control prima di aggiungere un altro step. Allora, notate che allora si poteva dare una specifica più complessa qua. In tante guide trovate anche che siccome lo scopo di questo step è di invertire le pressioni, in teoria non c'è bisogno di dargli una durata temporale fissa. Potrei dargli una durata temporale condizionata. Cioè potrei dirgli quando ti accorgi che la pressione del letto 1 è bassa e la pressione del letto 2 è alta, questo step è finito. Ok? Il problema è che inserire questa istruzione è una cosa mediamente più lunga e faticosa di dargli una durata temporale fissa. Quindi in prima approssimazione io vado così e faccio un diagramma che funzioni così. Dopo, quando ho in mano un diagramma che funziona decentemente, mi pongo il problema di fare le migliorie. Allora, add, after, sì. Step 3, bed 1, purge, bed 2, work. Allora, questo step deve avere la stessa durata dello step 1. Quindi posso cliccare tranquillamente qua, step dependent, e mettere 1. Posso, potrei, perché io, Antonio Tripodi, sono malfidente e malfidato, quindi preferisco rimanere sul time driven e rimettere di nuovo 70 secondi. Non chiedetemi perché, ragazzi, è questione di feeling, ok? Sentitevi liberissimi di fare step dependent e mettere 1. De gustibus non disputandum. Vado a vedere le specifiche delle valvole. Mi vanno ancora bene. Allora, dal lato 1
Sì. Ma la valvola di connessione adesso deve essere riaperta. Dal lato 2 devo aprirmi anche verso il prodotto. Quindi la valvola che collega la colonna 2 al prodotto la devo aprire. Quasi fatto. Allora, step 4, il bed 1 si ricarica e il bed 2 si scarica. Allora, io metto un time driven 8. Se non volete mettere time driven, potete mettere step dependent 2. L'1 fa pandan col 3 e il 2 fa pandan con 4. Variabili manipolate. Qui devo fare i cambiamenti maggiori, quindi il letto 1 deve essere riaperto dal lato del feed. Deve rimanere chiuso dal lato del prodotto, ma deve chiudere dal lato dello scarico. Non deve più scaricare il letto 1 perché lo stiamo ricaricando. Il letto 2 deve chiudersi al feed, chiudersi al prodotto, scaricare, e la connessione tra le colonne va interrotta. Ok, in teoria ci sono. Adesso vado su Cycle Options. Maximum Cycle, boh, cominciamo a vedere con 10 cicli dove arriviamo. Ok, a questo punto siamo pronti per fare la generazione del ciclo. Quindi riclicchiamo su Cycle e facciamo Generate Task. Giusto? Giusto. Giusto. Speriamo che vada tutto a buon fine. Allora, a questo punto, in teoria, dicono le guide che uno dovrebbe andare sulle Run Options e disabilitare le opzioni di pausa, perché in teoria è il Cycle Organizer che adesso prende il controllo di tutto quanto. Ok? Quindi tolgo la pausa, me lo salvo con un nome diverso. E boh, non lo so, ragazzi. Le chiese sono chiuse, però magari Dio guarda giù lo stesso. Vediamo che cacchio succede. Allora, il primo step è andato, ma lo sapevo. Il secondo step ci sta ragionando se farlo andare o no. Mi sta già... Prima non succedeva sta cosa, adesso sì. Quindi vedete il fatto che aver organizzato le cose in automatico, invece che farle manualmente, sta già causando una piccola differenza. Perché? Beh. Comunque, notate una cosa. Allora, io ho avuto un blocco a 73 secondi, cioè sembra che il programma si sia quasi impastato. Però le pressioni sono già invertite. Quindi, lezione. 8 secondi di depressurizzazione erano tanti. Non solo 10 erano tanti, ma anche 8. Niente, allora... Come vedete, tra fare le cose a mano e farle col Cycle Organizer, le cose sono già cambiate. Ok? A qualcuno di voi funziona? No. Allora, a me si era temporaneamente bloccato a 78. Ma poi è andato. Poi è andato, però si è fermato di nuovo un po' a 148, adesso è a 156, ma fa un bel po' fatica però. Si è bloccato a 153. Allora, la cosa veramente strana è che
Allora, se voi ci fate caso, nel Cycle Organizer, ragazzi, abbiamo semplicemente implementato delle specifiche che a mano funzionavano, giusto? Mm-hmm. Perché col Cycle Organizer le stesse specifiche non devono funzionare più? Non è una domanda vera, eh? È una lamentela in forma di domanda. Cioè, mi capite? Allora, io provo a fare intanto così. Una cosa sensata l'ho vista. Erano troppi 10 secondi, erano troppi 8. Gliene do soltanto 3. E riclicco Generate Task. Così adesso hai in pancia la nuova specifica. Visto che mi si incriccava a 73 secondi, vediamo se fermarlo a... No. Il mio computer sta decollando. Ha passato il secondo step, adesso è un po' fermo sul terzo. C'è la ventola che ha iniziato ad andare a manetta. Ma veramente, Enrico? Sì, davvero. Addirittura. Sì, sì, si è bloccato e è partito ad andare la ventola a manetta. Io dovrei smontarlo e togliergli un po' di lana per le ventole, perché... Oh, bene, 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 bene. Cosa possiamo notare qua? Allora, è successo un glitch che a volte a me spesso capita con Aspen Assortion. Vedete, ragazzi? Ok. Al secondo passo, lo step 1 me l'ha saltato. Poi vabbè, adesso si sta anche incriccando nello step 2, ma questo è ovvio, perché dopo aver saltato lo step 1 le variabili non sono più quei valori giusti. Questo è un bug che io ho visto varie volte. Alcuni di voi non lo hanno mai visto. Probabilmente una di quelle cose che dipendono da come Aspen parla con Windows. Perché se alcuni lo vedono e altri no, a parità di versione di Aspen, deve essere una cosa di questo genere qua. Provo a metterlo in pausa. Ok. Vediamo se mi prende il fatto che l'ho... Io sto tentando di pausarlo, lui ancora non se ne è accorto. Ok, se ne è accorto. Allora, come faccio a... si chiama a correggere questo bug? Allora, finora il metodo che ho sempre usato ovviamente non è il più intelligente, ma allora gli aggiungo uno step fasullo che è una copia dello step 1 ma dura 0 secondi. Allora, before step 1. Quindi questo è lo step 1 dummy. Dura 0 secondi. Le sue variabili sono una copia di quelle che ci sono allo step. Amen. Rigenero il task. E ci riprovo. Questo è il bello della diretta, eh. Allora, c'è qualcosa che non va con le pressioni, perché io nel grafico delle pressioni vedo che non è proprio tutto come dovrebbe essere. Fate caso? Mm. Sì.
Prima lo era, ma adesso da quando sto usando il Cycle Organizer, no. Allora, io faccio pausa, reset e ricontrollo il Cycle Organizer per vedere se c'è qualcosa che non va con le pressioni, ok? A nessuno funziona? No. Ecco qua l'errore. Vedete ragazzi, com'è facile sbagliarsi? Allora, io ho fatto un errore nella descrizione dello step 4. Ho messo la beacon sul numero 1 invece che sul numero 2. Non è quello che mi causava i problemi dallo step 1 allo step 2, ma è di sicuro quello che mi causava quel problema di pressione che non andava bene. Quindi adesso riparto e sperando che il programma non si incricchi e mi porti avanti il calcolo, dovrei... Allora ragazzi, per questa esercitazione più che mai vale quello che dissi quando ho fatto l'esercitazione di dimensionare un absorber. L'importante è imparare il metodo e capire dove mettere le mani e perché. Dopodiché, vedete, Aspen Absorption è più un'arte che una scienza. Adesso però il transitorio di pressione è corretto. Allora, c'è gente che scrive libri interi su come specificare le valvole in modo che le specifiche delle valvole siano le migliori dal punto di vista matematico, non chimico. Cioè, dal punto di vista dell'ingegneria idraulica, tutte le specifiche vanno bene. C'ho dei transitori un po' rigidi. Però questi transitori un po' rigidi in effetti mi creano questi problemucci qua. Questi problemi tra uno step e l'altro che lui ogni tanto non si ripiglia. Però avete visto che quando io switchavo le valvole a mano senza il cycle organizer le cose funzionavano meglio. Questo ci fa dire che probabilmente il tool cycle organizer, per quanto sia stracomodo, qualche cricca la produce, cioè non vengono a raccontarmela, ma soprattutto poi facendo qualche ragionamento un po' chimico il mio prodotto mi piace. Sì, scusate tanto, ma finora la concentrazione del prodotto è rimasta sì, sul... ovviamente non è idrogeno puro, però considerate sempre che io sto pompando un feed in cui l'idrogeno è al 70%. Qui io sto navigando tranquillamente dalle parti del del 90. Cioè tanta roba. Sì, comunque ti riesci a tirar fuori sempre attorno al 95 più o meno di media. Sì, allora, diciamo che è anche vero una cosa, ragazzi. Sono partito dal letto 1 pulito. Ok? Sì. Per fare la prova del 9, io dovrei partire da un letto nelle condizioni del feed. Questo perché? Perché, in teoria, è possibile che in realtà il prodotto si sta sporcando. Ma si sta sporcando talmente lentamente che io, ancora dopo 1200 secondi, non me ne accorgo. Se io invece parto con un letto sporco, ma il PSA funziona bene, allora la pulizia mi viaggia su dinamiche più veloci e la vedo.
Cioè, fermarsi qui sarebbe bello, però ve lo dico, è un peccato di ingenuità. Quindi, siccome questo coso non accenna a fermarsi di suo, lo fermo io e vi faccio vedere cosa faccio adesso. Metto tutta la prima parte del circuito in equilibrio col feed e lascio la concentrazione del prodotto niente, non gli lascio niente alla concentrazione del prodotto. Chiaro, regà, voglio vedere che succede. Ovviamente prima di fare questa modifica, vabbè, dopo un po' si era cliccato anche a me. Prima di fare questa modifica comunque gli voglio fare un reset e un salvare. Allora, fin così. Il feed. Bene, adesso all'inizio è tutto in equilibrio col feed. Non rompete il cazzo. Comunque, bene, sono partito dal letto sporco, lo sto pulendo, ok? Adesso sono veramente sicuro che il mio solido e le mie letti, le mie valvole e la mia schedula funziona, ok? Perché io sto insufflando cacca e sto tirando fuori idrogeno. Cioè, o meglio, sto insufflando reformato e sto tirando fuori idrogeno. Ci siamo? Adesso sono sicuro che il mio ciclo funziona, ragazzi. Allora, io ho fatto 1, 2, non sono neanche riuscito a finire il terzo ciclo perché l'integratore si è bloccato e sono già passato dal 60% di idrogeno nel feed al 90% nel prodotto. Ok? Ovviamente sto pagando un prezzo, certo. Non si ottiene niente senza dare qualcosa in cambio, no? Vi ricordate Full Metal Alchemist? Il prezzo che pago è che lasciando perdere questi spike che derivano dal modo con cui sono specificate le valvole, ok? Il feed viaggia sui 0,04 kmol ora, il prodotto no, il prodotto è 002 qualcosa, ok? Cioè è vero che il prodotto lo purifico, però un po' ne butto continuamente via, cioè niente si crea, niente si distrugge, pacifico questo. Allora, in teoria la lezione sarebbe finita qua. Sì. Allora, vi propongo una strategia semi-empirica che io ho trovato per cercare di tenere l'integratore più in bolla. Allora, il problema sono i transitori troppo ripidi. Perché, allora, nella realtà, quando uno di step ne fa 6, 7, 9, le cose sono gestite in maniera diversa. Però organizzare un ciclo a 6, 7, 9 passi, allora, diciamo, va al di là del livello base. C'è una gabola però implementabile con poco sforzo negli step di transitorio che non sempre ma a volte funziona. Allora,
Se il transitorio è difficile da gestire perché il letto 1 scarica troppo in fretta e il letto 2 scarica troppo in fretta, beh, bene. Allora, trasformo le valvole di intercetto interessate in valvole di controllo che mi limitano le portate di gas che viaggiano. Quindi, la V1-3, qua non gli metto 1, gli metto 2. E la V2-1, non gli metto 1, gli metto 2. Idem nello step 5. No, poi un momento, poi correggo lo step 4. Ok, sono in posizione 1. Step 5. Allora, nello step 5 cosa succede? Ragazzi, per voi lo step 3 è lo step 2 e lo step 5 è lo step 4. Sono io che ho uno step in più per sbaglio. Comunque, allora, nello step 5 deve succedere l'inverso. Quindi la 2-3, 2 e la 1-1, 2. Perfetto. Allora, cycle. Generate task. Dopodiché però mi preoccupo di avere queste valvole con dei CB che mi portino a casa la faccenda. Quindi 100 km al secondo bar è troppo, perché abbiamo visto che per noi una valvola bella aperta è per 10 alla meno 2 e una valvola bella chiusa è 10 alla meno 6. Quindi mi metto un 10 alla meno 3. Anzi, facciamo, ma sì, 3. Non è detto che funzioni, ragazzi. Questo è un trucco, un workaround. Magari va. Allora, vedete, riuscite ad apprezzare il fatto che i transitori di pressione non sono più proprio onda quadra, ma c'è un attimino di... Potrei renderli ancora più tondi di così, se volessi. Chiudendo un pochino ancora queste valvole qua. Chiaro il concetto? Sì, 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 sì. Chiaramente se le chiudi di più ci mette più tempo a... Esatto, esatto. Potrei dover progettare un transitorio di cambio pressione più lungo. Questo corrisponde al fatto che, allora ragazzi, Aspen è vincolato dalla conservazione della massa. Io ho fissato le pressioni al contorno. Nel feed e negli output. Quindi, se i CV delle valvole sono molto alti e se le valvole sono sempre tutte aperte, allora far collimare la conservazione della massa con questo fatto produce delle derivate molto grosse. Se invece le valvole sono sempre un po' chiuse, allora la massa che passa per unità di tempo produce gradienti di pressione più alti. Quindi Aspen può mantenere la caduta di pressione globale tra gli ingressi e le uscite, gestendo flussi di massa più piccoli quando le valvole aprono e chiudono. Quindi vuol dire che quando io apro e chiudo una valvola, il flusso di massa in gioco che passa da là dentro è più piccolo, perché la valvola non è mai tutta aperta, è sempre un pochino chiusa nel momento cruciale e quindi è più facile per lui rispettare la conservazione della massa. Non sto parlando di chimica, sto parlando di matematica. Però questa è la traduzione matematica, ragazzi, del concetto del colpo d'ariete del rubinetto.
Cioè, quando voi un rubinetto lo chiudete gradualmente, non sentite mai niente. Mentre con i rubinetti di una volta, quando uno si divertiva ad aprire a manetta e poi a chiudere tutto d'un colpo, sentiva un bel casino. Vi è mai capitato magari in una casa vecchia o con un rubinetto vecchio? No. Vabbè. Sì, che sembra quasi che oscilli il rubinetto. Poi. Beh, comunque direi che per fortuna il mio funziona. Spero che funzioni anche il vostro. Ho avuto un certo beneficio, eh? Allora, nel senso che l'integratore ogni tanto si prende le sue pause, i suoi momenti di riflessione. Lo vedi nel... Vedi qua? Però finora non ha mai cliccato e ho già fatto 1400 secondi. Cioè, io ho già pulito il gas, senza ancora cliccare. Ok? Cioè, io questa me la posso dare per portata a casa. Ho specificato due letti copiando i dati da un articolo e boom, ho fatto una schedula che funziona. Sto pulendo il reformato. Ovviamente la simulazione non è perfetta per via degli spike nel flusso. Per via degli spike nel flusso, a cosa sono dovuti i picchi spuri nelle portate, ragazzi? Sono dovuti al fatto che con transitori bruschi, come quelli che derivano da uno schema di base a 4 step, ci sono dei momenti in cui Aspen trasferisce un sacco di flusso da una parte all'altra per controbilanciare le diverse pressioni che vengono messe in comunicazione. E questo richiama più o meno portate qua nel feed e nel prodotto. Allora, come si ovvia nella realtà a questi casini? Beh, ci sono tanti sistemi per ovviare a questi casini. Primo è non mettere mai transitori bruschi come in una simulazione a 4 step, ma mettere sempre transitori graduali. Quindi magari i 4 step vi diventano come minimo 6. Secondo, non mettere direttamente un feed che dà sul connettore, ma tra il feed e il connettore si mette un grosso volume di accumulo, in modo che quando uno poi va a vedere, cioè un grosso volume di accumulo, che cos'è? È praticamente una cosa che è in grado di mantenere grosse differenze di volume e quindi di flusso con piccole perdite di pressione, perché è grosso. Cioè, è come un aggeggio con un'alta inerzia termica che riesce a dare e cedere calore con piccole variazioni di temperatura. Un serbatoio di accumulo è una cosa che riesce a prendere dentro e dar fuori grosse portate con piccole variazioni di pressione. Se io fisso le pressioni, vale il viceversa. Un serbatoio di accumulo è in grado di assorbire delta P in entrata e uscita, smorzando i picchi, questi maledetti picchi nei feed. Questi voi, in uno schema così semplice, questi picchi spuri potete vederli più come un fatto matematico che un fatto chimico o ingegneristico. Siamo intesi? No, era un discorso un po' fumoso. È uno di quei discorsi chiari per chi li fa, ma un po' astrusi. Ragazzi, questi cosi non sono... Allora, sono in parte reali e in parte no. Allora, la parte più ripida non è reale, è la matematica delle condizioni al contorno. Le parti un po' meno ripide rappresentano, sì, invece, la realtà che ci sono dei transitori troppo bruschi. È un apri-chiudi troppo svelto. Una parte della portata si ridistribuisce non in base alla ridistribuzione tra feed e waste comandata allo stato stazionario. C'è una parte di portata che si ridistribuisce ogni volta semplicemente per il fatto che io apro e chiudo valvole messe tra volumi a pressioni molto diverse. Se voi avete una linea, facciamo finta con quattro valvole in mezzo, in cui
quella all'inizio e quella alla fine sono sempre chiuse. La portata netta è zero. Ma i punti in mezzo si hanno una pressione diversa. Ci sono delle portate che viaggiano seguendo i gradienti di pressione dentro la linea, anche se la portata globale tra ingresso e uscita è zero. Ecco, questi flussi spuri dovuti alle cadute di pressioni locali, quando Aspen li combina con le condizioni al contorno, fanno venire fuori queste cose. Allora, vedete che ovviamente il mio cycle organizer non vuole saperla di fermarsi dopo 10 cicli, ok? Perché un ciclo qua dovrebbe durare 160 secondi, 10 cicli erano 1600 secondi, io sono già oltre 3000. Questo vuol dire che funziona quasi tutto tranne l'opzione massimo cicli di cycle organizer. Basta. Esiste il tasto pausa. Il gas l'ho pulito alla grande. Adesso, se uno volesse, comincerebbe tutta la procedura di ottimizzazione, ma tipo, cosa succederebbe se io facessi meno spurgo e più prodotto? Riuscirei sempre a pulire il gas tanto quanto? No, per via della conservazione della massa. Come varierebbero i transitori di carico e scarico del letto? Ma se io cambiassi le pressioni di carico e scarico, eccetera, eccetera, eccetera. Buon, buona. Grazie per l'attenzione. Grazie a te.